Questo è soltanto uno degli angoli di Notturno. Guardate cosa c'è qua, quanti libri. Aspetta, vieni qua Davide, vieni nell'inquadratura, io appoggio il telefonino qua, ci mettiamo qua così, perché qua fuori piove di rotto, siamo in un periodo un po' particolare. Si avvicina le feste, Natale, no? Eh sì, Quindi purtroppo sì. non si può tanto andare in giro per via di quelle cose che io non nomino, che non se ne può più. E quindi vedere un film, leggere un libro, no? Abbiamo parlato dei tuoi libri che sono appena usciti, Certo. ma qua che tesori nascosti hai? Ah, ecco qua, l'ho visto uno. Ah, beh, questo è Questo di bellissimo. Marco Questo io ho Giusti sempre detto che è uno dei libri più fighi sul cinema è pieno che di ho letto. difetti, Ma non eh? mi interessa perché Però. io poi lo leggo, cioè io sono uno che non è che lo consulta quando ha bisogno, proprio lo leggo questo qua perché Nonostante i mi suoi piace difetti, tantissimo. Io gli ho sempre detto a credetemi, Marco che questo libro è un sì, io da grandissimo esperto libro. western, voi sapete che per me la western, l'italiano lo conosco bene, però ha fatto una ricerca talmente approfondita, talmente Ma no, ma bella, poi è bello come sviluppa le sì. schede, c'è questo modo non sussiegoso, non accademico, non molto, molto, molto figo, un Questo sì, bellissimo libro. questo ve lo consiglio. Che altro consigli qua? Cosa c'è? Perché questa è solo una parte Vabbè, ma della. qua abbiamo talmente tanta di quella roba che Questi, tornando al West, questo qua di Bruschini, che Ah, mio quello amico del grande purtroppo non Bruschini. c'è più tra noi, Bruschini Certo. e Dezzigno, non ci sono Vabbè, entrambi, i Bruschini. 3 volumi della Glittering Images. Però che cos'hai? Avrai qualcosa di nascosto qua? Ma Ma no, di cose cos'è quella nascoste, roba di lì? cose Ma senti, particolari. cos'è questo toilet cam qui? Cos'è? Questa qua? Cos'è? Ah, questa è una cosa. Che ne so, è una roba che ha messo Maglio qui. Ma Non so c'è cos'è sta qualcosa roba. di un po' più peccaminoso in Ah, giro, beh, nascosto? certo, lo Cos'è? faccio vedere, guarda, vieni. Qua ci abbiamo, vabbè, non è che sia particolarmente peccaminoso, ma c'è un bel manifesto promozionale di maladolescenza che pochi credo che abbiano. E quel notturno là con la suora? E quelli là sono quelli che vendevamo quando il famoso numero 14 fatto con Chendene Moizzi con allegato Cannibal The Musical, quello è un reperto Ai tempi delle cassette, sì. prezioso. Qui c'è per esempio, beh, qui c'è la dedica di Jessica Moore, da cos'è, Top Model Sì, e questo questo, invece tu, Tumalio, Manlio? Best Wish, questo è John Carpenter, questo è Don Coscarelli, poi abbiamo, beh, qua c'è solo l'imbarazzo della scelta, c'è John Philip Law, che adesso non c'è più, È morto? sì. Ah, non sapevo. La dedica che ha fatto Monica Zanchi su Suore E là, Mano. virus, chi ha fatto quella dedica lì? Bruno Mattei, Bruno beh, Mattei. quello è il grande Bruno. E poi qui abbiamo tutti questi reperti incredibili, E insomma, queste strane grandi. creature qui che E queste abbiamo, sono cosa tutte sono? le cose di Manlio che ha raccolto nel corso degli anni, nel corso del tempo. Qua ci sono delle chicche prese addirittura ai vecchi Mifed. Tu pensa, questo c'è il topo del remake di Willard, quello con Crispin Glover, che è una cosa che davano e regalavano al Mifed, tu pensa all'epoca. Qui Che bei tempi quelli del Mifed, è lì c'è che. addirittura una bustina di zucchero con l'immagine di Agita Wilson. Ma veramente? Sì. Qui c'è Agita Wilson che si è prestata praticamente per questa pubblicità sulla bustina di zucchero caffè tazza, no, caffè tazza oro. E tanto per dire, questi sono i cimeli che ci portiamo dietro dal tempo e che sono qua in questa specie di museo, di sacrario. Qui abbiamo una cosa incredibile di The Mummy Theme Park, sacchetto di popcorn, che è il film di Alvaro Passeri, mai visto da nessuno, cioè nessuno lo Ma conosce. esiste? Sì, Esiste. esiste, come no. E lì abbiamo Le Salamandre di Cavallone, firmato da Alberto. Qui Ah, qui abbiamo una abbiamo Chi dedica sei? incredibile che ha fatto video a Manlio, Chi sono, e poi si è firmato. Al contrario, no, Ovidio Assonitis, vedi? Ha Tanta scritto il roba, suo eh? nome.
Ricordi di una vita. 26 anni. Quando è che avete fatto il primo numero di notturno? 1994. Per cui figuratevi. Siamo ormai a 26, quant'è? 26, 20, quasi 27 anni. Ce ne sono di cose qua, eh? Beh, qua c'è una chicca incredibile che ho scoperto un giorno recentemente mentre eravamo con Maglio qui a guardare questo manifesto di Emanuele in America. E guardavo le immagini di questo manifesto e mi sono fissato su questa immagine qua e dicevo, ma che cazzo di immagine è che nel film non c'è? Sapete che cos'è quella scena lì che c'è sul manifesto? È la scena che era presente nella sceneggiatura originale del film dove Laura Gemser veniva ammazzata durante uno snuff. L'hanno girata e hanno usato questa foto di scena qui senza sapere che probabilmente poi nel film... Non probabilmente, poi nel film non c'è questa scena, ma questa è Laura Gemser che viene trascinata dai due che l'ammazzano durante uno snuff. Era il vero finale di Emanuele in America. E poi hanno rinunciato perché altrimenti... E poi probabilmente hanno rinunciato perché era una cosa... finiva male, quindi poi hanno fatto il finale. Tanto per dire come nascono a volte in maniera del tutto casuale queste, queste scoperte, queste cose così... Poi è bello vivere giocando, il cinema è assolutamente gioco. Assolutamente. Cioè, infatti, l'importante è giocare. L'importante è giocare.